Nella lezione di oggi completeremo il quadro relativo alle modalità di caratterizzazione del comportamento meccanico delle leghe ferrose e non ferrose e dell'analisi di alcuni dei meccanismi di danneggiamento che possono in qualche modo affliggere queste leghe nei vari casi di esercizio, e inizieremo affrontando il caso dello scorrimento viscoso, o creep in inglese. Quando è che abbiamo lo scorrimento viscoso? Qua c'è un esempio abbastanza simpatico, ovvero quello di un aereo e delle sue turbine nel motore. Queste turbine sono chiaramente sollecitate sia da carichi meccanici che da sollecitazioni termiche. Se andiamo ad esempio a prendere un campione, a preparare un campione da queste palette, vedremo che possiamo tentare di caratterizzare il comportamento a creep, a scorrimento viscoso, mediante test sostanzialmente abbastanza semplici concettualmente. L'abbiamo appena visto, lo rivediamo perché forse il video è un po' rapido. Praticamente si può fare un prelievo di una di queste palette di un provino simil trazione, per intenderci, applicargli un carico costante e caratterizzare nel tempo, a una certa temperatura, l'evoluzione della deformazione, ottenendo quindi la curva che vediamo qui in figura. Curva che adesso analizzeremo un po' più di calma. Quindi concettualmente le prove di scorrimento viscoso sono molto semplici. Carico costante applicato a una certa temperatura, sicuramente superiore a quella dell'ambiente. In realtà i meccanismi sono un po' più complicati, perché vedono contemporaneamente agire sia i meccanismi di includimento, cioè quei meccanismi che vedono avvenire una deformazione crescente con moltiplicazione delle dislocazioni, con il loro blocco reciproco, e meccanismi di ricristallizzazione che invece sono attivati dal fatto di avere a che fare con una temperatura più alta di quell'ambiente. Questi meccanismi di includimento e ricristallizzazione in realtà agiranno in maniera competitiva, vincendo prima l'uno e poi l'altro a seconda della fase del creep, dello scorrimento viscoso in cui ci troviamo. Vediamo che i meccanismi sono appunto quelli dei piani cristallografici che slittano, movimento di dislocazioni, formazione di sottograni e scorrimento di bordograno. Bordograni che scorrono a temperature abbastanza alte e verso la fine del creep, ma comunque verso la fine della fase di danneggiamento a creep, ma in realtà svolgono un ruolo fondamentale, perché se io ho questo meccanismo che agisce, cioè lo scorrimento del bordograno come meccanismo di danneggiamento, viene spontaneo dire benissimo, ma allora meno bordi grano c'ho meglio, che è esattamente il contrario di quello che ci siamo detti con le prove di trazione a temperatura ambiente. Nelle prove di trazione a temperatura ambiente avevamo che più bordi grano avevamo e più blocchi per le dislocazioni avevamo nel movimento di deformazione del nostro provino. Nel caso dello scorrimento viscoso, nel caso di deformazioni a temperature alte, quanto alto lo vediamo fra poco, in realtà meno bordi grano c'ho meglio è. Quindi se a bassa temperatura la struttura migliore è quella che vedete qui in questo cerchio, ad alta temperatura la struttura migliore sarà questa, o addirittura scopriremo che in alcuni casi saranno grani molto grandi, addirittura in alcuni casi avremo manufatti monocristallini, come si fanno a ottenere con mediante solidificazioni e raffreddamenti estremamente lenti, e se sono estremamente lenti capite sono estremamente difficili da effettuare ed estremamente costosi, perché chiaramente dovrò stare ad alta temperatura per molto 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 tempo. Vediamo che per definire le temperature alle quali il creep, lo scorrimento viscoso, diventa un problema importante, in realtà utilizzeremo spesso una scala di temperatura diversa rispetto a quella a cui siete abituati. Voi siete abituati ai gradi Celsius, ai Kelvin, qualcuno più fantasioso ai Fahrenheit, ma in realtà per lo scorrimento viscoso si tende a utilizzare quella che si chiama temperatura omologa, che è il rapporto fra la temperatura alla quale si trova il nostro materiale diviso la temperatura di fusione di questo materiale, di questa lega, entrambe espresse in Kelvin. Guardate bene, espresse in Kelvin, perché chiaramente se le esprimete in altra scala, gradi di Celsius, in realtà il risultato sarà diverso. E si vede che lo scorrimento viscoso inizia a attivarsi per temperature omologhe, tipicamente sopra lo 0,4, 0,5, a volte anche lo 0,3, ma diciamo 0,4, 0,5 può essere un riferimento. Quindi in realtà, al fine anche in qualche modo di normalizzare il discorso relativo al creep senza doverlo per forza calare eccessivamente in una determinata lega, potremmo dire bene, sopra 0,4 io ho una temperatura pericolosa per lo scorrimento viscoso, che negli acciai sarà pari a
diciamo una fusione a 1400 gradi più, più circa 300, 1700 gradi per 0,4 fra 6-700 gradi, per una lega d'alluminio che magari fonda a 580 gradi più 270 perché siamo in Kelvin, otterremo una temperatura decisamente più bassa. Quindi in realtà esprimerci in temperatura omologa ci consente di poter parlare del creep senza dover per forza calare questo discorso su una determinata lega, su una determinata composizione chimica. Bene, come abbiamo visto poco fa nel video, le prove di creep sono, almeno dal punto di vista pratico, abbastanza semplici. Ci prepariamo un provino similtrazione. In realtà quindi si tratterà sempre di una prova distruttiva, perché dovremo comunque prendere il manufatto, scassarlo, preparare il provino di trazione e portarlo nel sistema di prova. Il sistema di prova non sarà nient'altro che un forno all'interno del quale è messo il nostro provino con degli afferraggi, con un carico applicato costante e qui sopra una cella di carico, leggendo la deformazione. Ora capite bene che sembra molto semplice, in realtà non lo è, perché fare una prova del genere con temperatura ambiente, prova di trazione abbiamo visto che basta mettere un estensimetro o addirittura a volte misurare lo spostamento del pistone sotto e ho la deformazione. Quando devo misurare a 700 gradi magari, a 800 gradi, a 900 gradi un allungamento, beh, diventa tutto piuttosto complicato. L'estensimetro meccanico che uso nelle prove di trazione non lo posso usare, quello fonde, che poi se lo vedete fra le mani è plastichetta, la maggior parte dei componenti sono di plastica o di metallo, che certamente non resiste a 700-800 gradi. E allora come si agisce? Ci sono tanti metodi, metodi ottici per esempio, si fa una finestrella in questo forno e mediante traguardazione ottica di vario tipo si va a misurare l'allungamento rispetto a dei riferimenti segnati sopra il provino stesso, oppure ancora per esempio si possono usare delle prolunghe fatte in materiale che non si danneggia a 700-800 gradi e appiccicare, attaccare queste prolunghe dopo appunto uscite fuori dal forno l'estensimetro meccanico vero e proprio, che in realtà agirà attraverso queste prolunghe sul provino stesso. Comunque, al di là della procedura stessa, in realtà il risultato della prova di scorrimento viscoso è quella che potete vedere in questo diagramma qui, chiaramente semplificato e senza assi della scissa e delle ordinate. Alle scisse abbiamo in maniera un po' generica il tempo di evoluzione della prova stessa, alle ordinate abbiamo la deformazione unitaria. Come evolve la deformazione unitaria? Fissato che cosa? Fissato il carico, quindi chiaramente svolgeremo prove a carichi differenti, e fissata la temperatura alla quale si svolge la prova. Quindi potremo anche fare prove che si svolgeranno a temperature differenti. Questo diagramma che vediamo qui, abbastanza semplice, in realtà prevede almeno tre zone. Una prima zona con un ratio di deformazione decrescente, vedete che sostanzialmente la pendenza cala, una zona a ratio di deformazione costante e infine una zona a ratio di deformazione crescente che arriva poi alla rottura, in quel punto in cui c'è quella specie di X. Bene, in realtà potremo vedere meglio queste tre zone, dove parleremo di scorrimento primario, scorrimento secondario e scorrimento terziario, usando il sottostante diagramma epsilon punto, dove indichiamo l'epsilon punto, la derivata prima rispetto al tempo della deformazione, in funzione del tempo. Vedete che in realtà ogni zona corrisponde a un valore differente di epsilon punto, dove la zona centrale, quella spesso più estesa, caratterizzata da un valore costante di epsilon punto. Valore costante epsilon punto che però varierà con le condizioni di prova. Ovvero io questa prova la svolgo a temperatura e sigma costanti, cambiando però la temperatura o la sigma o entrambe, otterrò risultati differenti della mia prova. Ora, è chiaro che queste tre zone sono caratterizzate da meccanismi di danneggiamento differenti. Come vi ho detto, praticamente abbiamo una competizione fra i processi di includimento che tendono a innalzare la resistenza del nostro materiale, la nostra lega, e processi di ricristallizzazione che invece tendono ad abbassare la resistenza. Ricordate che quando io ho grani molto grossi ricristallizzati si abbassa la resistenza. Questa competizione nella fase secondaria trova un equilibrio, per questo motivo c'è un ratio costante, ovvero a questo stadio c'è l'equilibrio dei processi di includimento e di ricristallizzazione. Nella fase iniziale invece abbiamo un predominio dell'includimento che porta a una velocità di creep, a un epsilon punto che decresce. E nella terza fase, in realtà, più che un incremento dell'importanza della
ricristallizzazione, che è sicuramente importante, avverrà qualcosa di nuovo, ovvero in questa terza fase possono formarsi, e si formano, microfessure a bordo grano, cominceranno a comparire i primi vuoti e quindi in realtà il rateo di deformazione, l'epsilon punto, crescerà moltissimo fino a portare il pezzo a rottura. Ora queste curve, attenzione, non sempre avrete tutti i tre gli stadi per tutte quante le condizioni. Al variare di temperatura e sigma potrà mancare lo stadio primario, potrà mancare il terziario, potrà mancare il secondario. Quindi per esempio la vostra curva di creep potrebbe essere semplicemente una curva che fa così e poi con un flesso cambia subito pendenza, d'accordo? Quindi in realtà le curve, diciamo quelle più complete, vi mostrano tutte e tre le fasi in maniera estesa, estesa più o meno evidentemente dipenderà dalle condizioni di carico, ma in effetti potremmo avere anche curve mancanti di uno stadio oppure di un altro. Qui vediamo ad esempio nel caso delle palette per turbine, una paletta fratturata con cavità presenti, a ingrandimento ancora maggiore, cavità presenti, attenzione, carbure a bordo grano, perché non ci scordiamo una cosa importantissima. Sì, stiamo parlando di scorrimento viscoso, sì, stiamo parlando dei meccanismi che abbiamo raccontato prima, cioè includimento, ricristallizzazione e comparsa delle cavità, specialmente appunto in prossimità della rottura, ma non ci dimentichiamo che un aspetto fondamentale, quando io vado ad alzare la temperatura, è l'eventuale stabilità metallurgica del mio materiale. Se questo materiale a lunga scadenza o a media scadenza, dipenderà dai tempi, vede la precipitazione di carburi, nitruri, seconde fasi, e quelle avverranno lo stesso, d'accordo? Quindi non ci dimentichiamo che il nostro materiale, per poter, la nostra lega, per poter essere utilizzata ad alta temperatura, dovrà essere caratterizzata per quanto possibile da un'elevata stabilità metallurgica. Perché se questo non è verificato, in realtà in breve tempo il mio materiale cambia di microstruttura, e come avete capito ormai, quando cambia di microstruttura cambia di proprietà, è come se avessi un'altra lega fra le mani, d'accordo? Quindi diciamo che primo grosso limite quando io vado a utilizzare il nostro acciaio, la nostra ghisa, la nostra lega d'alluminio, sarà sempre la stabilità microstrutturale. Come la controllo? Beh, un buon indice normalmente è far riferimento all'ultima temperatura dell'ultimo trattamento termico. Noi nella parte seconda del corso, salute, nella seconda parte del corso, noi andremo a vedere tanti trattamenti termici e vedremo che spesso sono delle sequenze a volte anche abbastanza articolate. Ebbene, l'ultima temperatura applicata al nostro manufatto sarà comunque sempre quella del limite superiore. Se io ho un acciaio che dopo cementazione e dopo bonifica è disteso a 200 gradi, dal punto di vista del gripping potrebbe anche resistere a 700 gradi, ma in realtà io sopra quei 200 non potrò andare, perché l'ultima temperatura di trattamento è sempre un massimo a cui posso andare, al di là dei problemi di grip o meno. Laddove posso trovarmi in condizioni pericolose del grip, quindi sarà fondamentale avere a che fare con materiali metallurgicamente stabili, e cioè che non mi cambino nel tempo la loro microstruttura. Nel caso di prove che vengano svolte in condizioni di temperatura o di sigma variabile, vediamo che questi parametri agiscono in modo diverso sul diagramma epsilon tempo. Vediamo il caso del diagramma epsilon tempo in cui ci sia la sigma costante e le temperature siano diverse fra loro con T3 maggiore di T2 maggiore di T1. L'effetto lo vediamo qui, dove appunto al crescere della temperatura abbiamo una criticità via via sempre più importante per quanto riguarda lo scorrimento viscoso, addirittura a un certo punto la zona secondaria potrà scomparire e la rottura avverrà per tempi via via decrescenti. D'accordo? Cosa un po' diversa nel caso in cui la prova venga svolta a temperatura costante e a sigma crescenti. Perché questo? Un dettaglio non secondario, notate questo. Cioè, a sigma crescenti, l'epsilon iniziale cambia. In realtà, a rigore, cambia un pochino anche qui. Perché cambia un pochino anche qui? Da, ricordiamoci sempre che la sigma uguale per epsilon nell'istante 0 vale sempre, ma non ci scordiamo che la E è pari, è funzione di T. Per cui, se ciò sigma uguale per epsilon T1, T2 e T3,
con T1 ma minore di T2 minore di T3, a parità di sigma, la epsilon sotto carico cambierà la parità questa, sempre ricordandoci che è funzione della temperatura. Ma cosa sicuramente più importante come effetto è quello in cui io lavoro alla stessa temperatura ma con carichi differenti. L'effetto sulle epsilon è molto più importante. Per questo motivo in questo diagramma l'effetto sulla epsilon 0, cioè quella che ho nell'istante 0 di applicazione del carico, è molto più evidente dell'effetto praticamente trascurabile che ho qui sopra. Qui è legato alla variazione del modulo di Young in funzione della temperatura. Qua è legato al fatto che per carichi differenti all'istante 0 mi corrispondono deformazioni iniziali differenti, molto più visibili rispetto alle deformazioni iniziali differenti che abbiamo qui. Come migliorare la resistenza allo scorrimento viscoso? Ma intanto un buon modo potrebbe essere quello di scegliere sempre leghe che fondono ad alta temperatura. Questo ovviamente può essere molto d'aiuto perché consente di poter avere un riferimento iniziale importante, ma poi ci sono altri aspetti abbastanza importanti che sono una struttura cristallina compatta ad alta compattezza, quindi l'esagono compatto oppure il cubico faccia entrate, la presenza di precipitati stabili termicamente. Perché? Perché il precipitato stabile termicamente, alzando la temperatura, non mi si discioglie, cioè gli atomi non vanno ognuno per conto proprio, e inoltre riesco a bloccare le dislocazioni che specialmente a basse temperature o per carichi intermedi mi danno un effetto importante nel rafforzamento della stessa lega. Non ci scordiamo che il motore, quando con la paletta di turbina prima di partire, sta a temperatura ambiente, quindi è riscaldato, c'è tutta una sequenza per portarlo ad alta temperatura. E poi il vantaggio di avere a che fare con grani grossolani spesso orientati nella direzione chiaramente di applicazione del massimo carico o addirittura con monocristalli, chiaramente laddove i carichi applicati e le temperature siano tali da giustificare le enormi spese relative a questo caso. Usura. Per quanto riguarda l'usura, vedremo che si tratta di un problema tecnologico veramente molto importante, è un modo per degenerare la superficie del nostro pezzo a causa di contatto reciproco fra più superfici e di un loro modo relativo, quindi paralmente questo, insomma, sfrusciamento di una superficie sull'altra, e vedremo che abbiamo diversi tipi di usura, per cui potremo distinguere ad esempio in usura adesiva, laddove in prossimità delle aspidità superficiali si possano formare delle istantanee saldature superficiali, e potremo avere usura leggera o usura forte a seconda che il ponte che si forma di saldatura istantanea sia più debole dei metalli in base oppure sia più forte, quindi in realtà si distaccherà il nostro metallo in corrispondenza di uno dei due metalli che abbia la resistenza minore. Usura abrasiva, laddove abbiamo a che fare per esempio fra superficie a contatto con particelle strane dure, sabbia per esempio, d'accordo? La sabbia tende a scavare e a darci grossi problemi. Usura corrosiva, laddove abbiamo a che fare con problemi di corrosione contemporaneamente a problemi di strisciamento localizzato. Usura erosiva, un caso tipico è la cavitazione sulle palette di natanti, eccetera. Quando c'è cavitazione, la reimplosione delle bollicine dovute alla formazione prima di bolla d'aria e poi richiusura sulla superficie del pezzo sull'estradosso comporta una specie di martellatura sulla superficie della nostra paletta per uso navi, battelli, eccetera. E ancora usura per fatica, laddove oltre al contatto reciproco ho a che fare con sollecitazioni cicliche, d'accordo? Quindi in realtà vediamo che la distinzione netta fra una e l'altra potrebbe non essere così semplice, potremmo avere casi di eventi contemporanei in cui più di uno di questi casi si venga a verificare. Viene in mente per esempio nel caso dell'usura erosiva questa cavitazione che nell'acqua di mare, ci sarà anche la sabbietta che sarà lì presente e che potrà danneggiarci ulteriormente le pale dell'elica. Bene, dopo questa carrellata, in effetti vediamo che in molti casi per caratterizzare il comportamento dei materiali metallici andiamo a lavorare con
prove meccaniche, prove meccaniche, prove tecnologiche, prove che ci danno valori di tipo progettuale, cioè valori che ci possono aiutare nel dimensionare il nostro manufatto, oppure ancora prove quasi meccaniche o similari, che tecnologiche potremmo dire, che ci permettono solo magari di dire se il materiale è ancora utilizzabile o meno, oppure magari, come per esempio la prova Sharpie, ci permettono di poter confrontare fra loro materiali differenti oppure leghe che abbiamo subito trattamenti termici differenti. Diciamo che la distruzione del manufatto per poter svolgere la prova e caratterizzarlo è una scelta che si può fare, ma chiaramente non la potete fare sempre. Se avete a che fare con la produzione di altri motore, vi piacerebbe poterli distruggere tutti quanti e verificare se sono buoni o no, ma alla fine non avete prodotto nulla e l'altro motore lo buttate. Se state esercendo un scambiatore di calore e avete dei dubbi su una parte del vostro fascio del viero, distruggerlo per verificare la prova di trazione come sta andando serve simpatico, poi non ci fate più niente. Quindi in realtà quello che spesso vi sarà utile sarà poter svolgere controlli non distruttivi sia sui manufatti durante il processo produttivo, quindi potreste farlo anche sul 100% degli altri motori prodotti in ghisa sperimentale, oppure sui manufatti in esercizio, per poter dire quel manufatto ha problemi, quel manufatto ha problemi, me lo posso esercire ancora, quel manufatto va bene così e può continuare un altro 6 mesi, un anno, 2 anni, 3 anni, senza alcuna difficoltà. Tanti sono i controlli non distruttivi disponibili attualmente, quindi vediamo un elenco probabilmente non esaustivo: controlli radiografici, gamma grafici, addirittura in questo caso radiografici utilizzano raggi X, gamma grafici raggi gamma, oppure per spessori più importanti addirittura fasci neutronici, ma in questo caso vi occorre sempre un reattore con un fascio collimato, controlli con ultrasuoni, controlli magnetoscopici, controlli con correnti indotte, controlli con limiti penetranti. Sono una lista più o meno completa di ciò che ci può essere offerto dalla tecnologia per caratterizzare lo stato di danneggiamento del nostro materiale o del nostro manufatto. Attenti, questi controlli hanno tutti quanti dei pro e dei contro, questi controlli hanno dei limiti molto spesso. Adesso ne vediamo 3 in particolare e per esempio cominciamo a vedere il primo, il più semplice con cui potreste avere a che fare, che è quello relativo ai liquidi penetranti. Nel controllo mediante liquidi penetranti banalmente si useranno dei liquidi che sono in grado di penetrare eventuali difettosità superficiali affioranti, cioè qualcosa che possa affiorare sulla superficie. Chiaramente sarà necessario inizialmente ripulire la superficie in modo tale che la parte viva del nostro materiale affiori. Dopodiché, dal punto di vista concettuale, la procedura è molto semplice: si va a applicare il penetrante, che è un liquido che contiene un colorante sostanzialmente e che ha una grande capacità di bagnare il vostro materiale, perché se non lo bagna chiaramente non formerà un menisco, non entra dentro. Dopodiché ci sarà una fase di risciacquo, banalmente proprio con acqua, niente di più, e dopo il risciacquo si va a posizionare quello che si chiama sviluppatore, farine fossili, qualcosa di colorato che vada a interagire con il liquido penetrante che è rimasto nella cricca, che notate è affiorante, e che quindi dopo un minimo di tempo di sviluppo vi darà luogo a delle macchie colorate più larghe della cricca iniziale, quindi visibile sostanzialmente ad occhio nudo. In pratica abbiamo la nostra volontaria in questo caso, non è proprio spontaneo, vabbè, apprezziamo il tentativo. Qui vediamo il manufatto, ecco, la cosa importante che potete fare sui manufatti, anche in esercizio sostanzialmente, applicazione di questo spray, si lascia un attimo per far penetrare il, perché se non risciacquate subito non vedete niente chiaramente, devo aspettare che penetri all'interno, risciacquo con acqua e poi applicazione della farina fossile, dello sviluppatore, che vi permetterà, si asciuga anche un po', perché se non asciugate chiaramente applicate lo sviluppatore quello si bagna e rimane appiccicato, quindi chiaramente si asciuga un po'. Si applica dopo qualche minuto, si asciuga e iniziano a vedersi cricche presenti. A
abbiamo un altro caso, si applica ancora il liquido penetrante, possono essere di vari colori, non è necessariamente rosso, non devo aspettare per forza rosso. Risciacquo, asciugatura, più veloce stavolta, si applica lo sviluppatore e guardate le click che vengono a essere presenti in maniera molto visibile. Chiaramente il grosso limite qual è? Allora, qui a parte, se vi vedete questo, vi dà la lista di vantaggi e svantaggi, che vedete solo cricche affioranti. Anche qualcosa che sia molto vicino alla superficie ma che non affiora, questo metodo non ve lo fa vedere. Grande vantaggio, come vedete è facilissimo da utilizzare, non usa radiazioni elettromagnetiche che vi danno problemi, eccetera, e quindi vi permette di poter in qualche modo effettuare questo tipo di analisi praticamente ovunque senza grandi difficoltà. D'accordo? Però il grande limite è che non vi vede nulla che non sia affiorante, nulla che non sia esposto alla superficie. L'altro limite forse che andrebbe detto è che una certa pulitura della superficie deve essere fatta. Quando andrete poi in azienda, avete a che fare con, che so, appunto, caldaia ad esempio, scoprirete che la superficie pulita non ce l'avete mai, che la vostra caldi vostri tubi potrebbero avere uno strato di calcare o di carbonio, spesso un centimetro, e che quindi prima che arrivate alla carne viva ce ne vuole, insomma. Quindi in realtà quello che vi ho appena raccontato è un po' semplicistico. Altro sistema molto simpatico, abbastanza utilizzato, ma che richiede a questo punto una maggiore capacità di analisi dei risultati, è quello dell'analisi a ultrasuoni. L'analisi a ultrasuoni ha il vantaggio grosso rispetto al raggi X, intanto guardatevi il video mentre io parlo in sottofondo, ai raggi X, ai raggi gamma, anche ai neutroni, che può essere effettuato senza dover per forza accedere a entrambe le parti del materiale. Chi di voi si è rotto un braccio, una gamba, eccetera, l'ha visto, e quando ha fatto la radiografia ha messo il braccio, la gamba o il pezzo che si è rotto laddove doveva fare la radiografia, c'era da una parte la sorgente e dall'altra la lastra, d'accordo? In questo caso invece si può lavorare avendo accesso solo all'altro, e per esempio nel caso di sistemi chiusi che non hanno accesso a entrambi i lati, può avere una loro importanza, una loro, come dire, una loro utilità. Come vedete, praticamente nel caso degli ultrasuoni si utilizza appunto un generatore di ultrasuoni, quindi stiamo parlando non di suoni che potete udire nell'ambito dei kilohertz, ma stiamo parlando dell'ambito dei megahertz, quindi in realtà tre ordini di grandezza più in alto rispetto alla soglia dell'udibile. Grosso svantaggio rispetto ai raggi X, gamma o neutroni, che la capacità di misura è più ridotta, cioè potete vedere quello che succede spesso ai più piccoli rispetto alle altre radiazioni di cui abbiamo parlato precedentemente. In questo caso vediamo che praticamente il bordo del pezzo viene visto come uno schermo di riflesso per l'ultrasuono, quindi l'ultrasuono ha un suo tempo di volo, quando il materiale è integro, l'ultrasuono viaggia e ritorna indietro. In realtà, laddove c'è una cavità, una discontinuità importante, vedremo che la riflessione avviene anticipatamente. E io questo potrò osservarlo osservando il tempo di volo cosiddetto. Vedete che il trasduttore può essere sia emettitore che ricevitore di ultrasuoni, e quindi vedete che mentre l'ultrasuono che arriva fino in fondo ha un suo tempo di volo più lungo, la presenza della discontinuità prevede tempi di volo decisamente ridotti. È chiaro che questo è più evidente laddove la cavità abbia una geometria che si presti di più. Se immaginiamo una cavità sottile e messa per lungo, sarebbe molto meno visibile in qualche modo. Vediamo un po' che succede facendo una qualche misura, per esempio il tempo di volo. Vediamo qui c'è il pezzo col trasduttore in alto, la cavità più o meno al centro, sotto vediamo la misura dell'intensità ricevuta rispetto al tempo di volo. Al momento dell'impulso abbiamo l'impulso di partenza, laddove non c'è la cricca il tempo di volo è quello che vediamo lì, dovuto appunto all'eco che si fa andata e ritorno praticamente. Se spostiamo un po' il trasduttore, quindi quando andremo a fare la misura bisognerà fisicamente muoversi sul nostro pezzo, tra l'altro usando un grafico d'accoppiamento, se no, altrimenti non, un po' come un'ecografia, d'accordo? Vediamo in questo caso, ad esempio, una riflessione completa. Vediamo il caso pratico. Un po' rigida, vorrei vedere voi, insomma.
vedete che adesso ci sarà l'applicazione su questo trasduttore di un grasso per assicurare un passaggio del suono più completo, perché se no, altrimenti lo strato d'aria fra trasduttore e materiale fungerebbe già quello da riflessione, quindi non va bene. Qui abbiamo chiaramente un pezzo di prova già cliccato, di cui conosciamo già la posizione della click, eccetera, giusto per far vedere di cosa si sta parlando. Questo è proprio fisicamente quello che si osserva, e vediamo che senza il grasso non si vede niente, banalmente mettiamo il grasso. Ripeto, l'analogo dell'ecografia, praticamente che quello avesse fatta, insomma, questa è la difficile, ma si sparge e vedete, guardate già, passando rapidamente i picchettini secondari, muovendosi in maniera un po' più lenta, potete dire anche il sesso dopo. Quindi questo qua che vedete è il tempo di volo relativo al fondo del nostro provino, d'accordo? E vediamo cosa succede spostandoci lentamente, non troppo rapidamente, è chiaro. Quindi in realtà per pezzi molto grandi la cosa prende un po' di tempo, ma come avete visto anche prima non è che fosse proprio immediata la risoluzione. Qui potete vedere in realtà cricche anche profonde, non affioranti, d'accordo? Quindi il vantaggio ci sta, è importante. Qui in questo caso abbiamo più di una cricca presente all'interno, più di un difetto, scusate, non è necessariamente una cricca, deve anche essere una porosità presente all'interno. E ora adesso è simpatico perché vi farà vedere in effetti cos'è che stiamo osservando in questo modo. Quindi vedete che muovendosi le discontinuità presenti, che sono state chiaramente messe artificiosamente all'interno, danno luogo a riflessioni differenti con tempi di volo anticipati rispetto a quello relativo al fondo del nostro campione, in questo caso non è un manufatto, e qui troviamo con un tempo di volo inferiore perché la distanza rispetto al punto di generazione dell'ultrasuono è ridotta, vediamo appunto una... Qui c'è un caso pratico in realtà abbastanza interessante, perché se si debbono fare misure ultrasuoni sempre dello stesso manufatto, si può anche in qualche modo adattare il trasduttore in modo da che esso abbia la forma perfetta per quel manufatto. Poi in questo caso vediamo cosa fanno a Karlsruhe, per esempio su questi tram, se li coccolano, se li smontano. Questo andrebbe fatto sempre, ma con una certa cadenza, non evitare strutture degli assali. Vedete qui, in questo caso c'è un omino che arriva con una specie di sonda piuttosto lunga, l'assale smontato, si fa attendere, ma adesso arriva più spontaneo, sente meno la telecamera, grasso d'accoppiaggio anche lì, perché sennò altrimenti è banale poi dire che questi grassi non devono avere la capacità di non interagire in maniera negativa con il metallo. Non è che devono essere acidi, vedete, se cominciano a smanticchiarsi con il metallo, no, avete fatto nulla, insomma. Vedete, questa sonda è fatta in modo da accoppiarsi perfettamente con il foro con cui dovrà interagire, e qui in questo caso, insomma, diciamo che potete avere anche oggetti che possono essere perfettamente adattabili alle vostre esigenze, quindi, specialmente se siete un'azienda grande come quella di cui stiamo parlando, per le aziende che producono questi trasduttori vi stanno a fianco per darvi, se siete un'officinetta con tre persone, no, vi devo adattare su quello che c'è di commerciale, ma se no, altrimenti vedete qui quello che succede. Chiaramente ci si sposterà avanti e indietro in modo tale da poter investigare tutta la lunghezza della sale, e laddove c'è una discontinuità vedremo un picco secondario. Ora attenzione, la domanda potrebbe essere: ma come faccio a gestire il fatto che questo oggetto ha una sezione variabile? Che avrà fatto sicuramente una calibrazione a monte con un assale che so per certo che non c'è nessun problema, e quindi laddove poi ho dei picchi inattesi, anche il fatto di avere a che fare con sezioni variabili è gestibile tranquillamente. D'accordo? No, una sezione variabile in effetti potrebbe essere considerata come un problema di discontinuità di cricca, quando invece non lo è. Infine, terzo caso,
ispezioni magnetiche. Anche queste sono abbastanza semplici da poter svolgere, peccato però che vi occorrono leghe magnetiche, quindi una lega magnetica non può essere investigata con questo sistema. Vediamo che potremmo generare campi magnetici di varia forma e direzione, mediante gli elettromagneti molto semplici, applicando un liquido contenente una particelle magnetiche, vedremo che addirittura a occhio nudo sarà possibile ottenere un risultato già abbastanza visibile. Però è molto, sì, diciamo che un po' più da vicino si vede, ma con una luce a trafiletti e abbassando un po' la luce si vedranno molto molto bene, d'accordo? Chiaramente quale sarà il problema in questo caso? Bah, intanto qui possiamo vedere non tutte le cricche che sono presenti nel pezzo, ma semplicemente quelle superficiali o subsuperficiali. Quindi in realtà qualcosa in più rispetto ai liquidi penetranti, qualcosa in meno rispetto a ultrasuoni e tutto il resto, d'accordo? Qui vediamo un esempio, per esempio, usando appunto un materiale ferromagnetico, campo magnetico senza cricche eccetera, ha queste linee che passano, la cricca disturba il campo magnetico, lo devia e l'applicazione di un liquido contenente particelle magnetiche farà sì che in corrispondenza alla nostra cricca affiorante o non affiorante, potrebbe anche non essere affiorante, si abbia un aumento della quantità di queste particelle e quindi all'ultravioletto la capacità di poter osservare facilmente ciò che sta succedendo. Questo è il caso di una cricca affiorante, ma vedremo fra poco il caso di una cricca subsuperficiale. Il vero limite forse è nella sensibilità di questo sistema rispetto alla direzione della cricca. Che voglio dire? Queste cricche qua che abbiamo visto sono caratterizzate dal fatto di essere ortogonali rispetto alla linea del campo magnetico, ma se sono parallele, e se sono parallele si vede poco. In realtà se sono parallele bisogna gestire il campo magnetico, vediamo fra poco. Quindi in realtà vediamo che anche le superficiali sono visibili. Laddove appunto abbiamo dei dubbi relativi alla presenza di cricche in direzioni differenti, quindi meno visibili rispetto a quelle ortogonali alla linea di campo, basta generare un campo magnetico circolare invece che secondo quello che abbiamo detto prima. E qui vediamo, switchando quello, queste linee sono appunto quest'altra direzione e posso vedere molto meglio quelle linee che prima si vedevo ma con una certa difficoltà, in questo caso le posso osservare. Ora la domanda potrebbe sorgere spontanea, ma controlli non distruttivi che lavorino preferenzialmente su cricche superficiali o subsuperficiali non sono un limite eccessivo rispetto, qui è molto interessante perché vedete per questa ruota dentata, in realtà una ruota dentata sono questi denti, dove crescono e nascono delle cricche di fatica, tutte nello stesso posto, d'accordo? Bene, vi dicevo, ma non è un grosso limite il fatto che ha a che fare con delle cricche visibili solo superficialmente o subsuperficialmente, non è troppo eccessivo come limite? In realtà no, perché come vi ho accennato già la volta scorsa, nel caso di sollecitazioni complesse, torsione, flessione, insomma, sollecitazioni che non siano la pura e semplice trazione, in realtà lo strato superficiale è quello più sollecitato. E quindi la presenza di cricche con discontinuità importanti sulla superficie e o sulla sottosuperficie è quello che per quanto ci riguarda risulta essere l'aspetto più critico dal punto di vista dell'analisi del comportamento meccanico del nostro materiale. Poi è chiaro che se possiamo applicare metodi più in profondità rispetto a quelli superficiali o superficiali è sicuramente meglio. Non ci scordiamo un altro aspetto geometrico non banale per quanto riguarda questi metodi e gli altri, è la capacità di risoluzione, cioè la capacità di osservare discontinuità via via più piccole. Questo non l'abbiamo neanche affrontato nel problema, ma è un problema fondamentale. Ok, posso osservare delle particelle, delle discontinuità, delle porosità piccole, ma quanto piccole? Qual è la piccolezza per me per cui posso stare in sicurezza? Qualche concetto l'abbiamo visto parlando ad esempio di fatica, quando abbiamo parlato della soglia per esempio di fatica, noi abbiamo detto una cosa molto importante, cioè
ricordate il 30kth che ho usato la volta scorsa, prendi sulla testa, grazie. Bene, quello ci dice una cosa importante, ci dice io ho una sollecitazione ciclica nel tempo, il mio pezzo ha una discontinuità, chiamiamola cricca, genera con quel delta P un delta K al di sotto della soglia. Bene, se posso quantificare quella dimensione 50 micron, io potrò scegliere con sicurezza un qualunque sistema di analisi non distruttivo che abbia una risoluzione anche superiore e potrò stare in sicurezza. Intanto quello che sta più piccolo di 50 micron non mi interesserà, perché anche se sollecitato a fatica per il tipo di sollecitazione che vado ad applicare sul manufatto, non succederà nulla. D'accordo? Quindi in realtà, quando vi parlavo prima del fascino cronico limato che esce fuori dal reattore, quello che dà risoluzioni elevatissime e grandissima capacità di penetrazione, ma a parte che costa una follia, a parte che un reattore nucleare qui intorno attivo non ce l'abbiamo, ma poi lo sforzo va commisurato col risultato. È inutile andare a cercarvi un sistema di analisi non distruttivo estremamente performante che vi dà analisi su discontinuità di pochi micron e poi per quella dimensione critica è 50 micron, 100 micron, non vi serve. D'accordo? È una spesa e un costo eccessivo.